Otto servizi quindi per questa puntata di Domenica Sport. Parleremo di calcio, nuoto, calcetto e atletica. Per quanto riguarda il calcio, non è stata una domenica particolarmente fortunata per le formazioni marsicane che vanno per la maggiore, con l'esclusione del Celano che ha vinto il derby contro il Capistrello. È andata male, anzi molto male, all'Avezzano, battuto 4-2 a Pesaro dopo essere stato in vantaggio, annullato anche un gol, sembra regolare, a Di Curzio, ma tant'è, non si possono prendere 4 gol anche da una squadra che sta dietro in classifica. Ha perso anche il Paterno che reclama per una espulsione ingiustificata, o meglio, forse troppo affrettata ai danni di Catalli, e invece per un giocatore del Francavilla che ha rifilato una gomitata ad un giocatore del Paterno non è stata applicata la stessa punizione. Ma tant'è. Parleremo poi di calcio con i ragazzini della Marsica Calcio, nuoto, la Pinguino ci propone il nuoto neonatali, i bambini più piccoli, quelli di un anno, di pochi mesi, di un anno e mezzo. Poi parleremo di calcetto con la partita della Serie C1 fra Futsal e la Capolista Pratola e poi l'Orione contro il San Vincenzo. E in chiusura vi proporremo un servizio sull'atletica, una corsa campestre, la prima campestrina di Avezzano, e poi un servizio dedicato al campionato amatori. Ma andiamo a vedere che cosa è successo nel campionato di Serie D e in quello di Eccellenza. I risultati di questa giornata, 27 in Serie D, ci sono state ben 5 vittorie esterne. Vediamo i risultati: Vispesa Ravezzano 4-2, Campobasso Castelfidardo 0-0, Matelica Chieti 3-0, a Isernia Jesina batte Isernia 1-0, a Monticelli Fermana batte Monticelli 3-0, a Scoppito Agnonese batte Amiternina 3-2, a Montegranaro Recanatese batte Montegranaro 3-2, Fano San Nicolò Tordino 3-0, a Giulianova San Benedettese batte Giulianova 1-0. Classifica: San Benedettese 65 punti, Matelica 54, Fano 50, Campobasso 44, Recanatese 40, San Nicolò e Jesina 39, Fermana 37, Chieti e Vispesaro 34, Avezzano 32, Monticelli 31, Isernia 30. A 29 ci sono Montegranaro, Castelfidardo e Agnonese, Amiternina 24, chiude il Giulianova con 22 punti. Passiamo al campionato di Eccellenza: Celano Capistrello 1-0, Miglianico Cupello 2-0, a San Buceto Martinsicuro batte San Buceto 1-0, Val di Sangro Montorio 1-1, Francavilla batte Paterno 2-1, Angolana Pineto 0-0, a San Salvo Torrese batte San Salvo 2-1, a Morrodoro Vastese batte Morrodoro 3-2, Alba Adriatica Montesilvano 1-1. Classifica: la Vastese si stacca ancora di più, 64 punti, Paterno 57, Pineto e Angolana 49, San Salvo 46, Martinsicuro 44, Miglianico 41, Morrodoro 39, Alba Adriatica 36, Capistrello 35, Cupello 32, Francavilla 31, San Buceto 30, Torrese 27, Montesilvano 26, Montorio e Valdisangro 25, chiude il Celano con 22 punti. Non abbiamo ancora il servizio di Vispesa Ravezzano, se non faremo in tempo ve lo proporremo nel corso del telegiornale di domani. Intanto vediamo Francavilla Paterno 2-1 e Celano Capistrello 1-0. Colpaccio il Francavilla che al Vallanzuga piega 2-1 il Paterno con le reti che vengono siglate tutte nella ripresa. Era partita bene la squadra di Iodice che per buona parte della prima frazione ha tenuto il pallino del gioco al cospetto di un Francavilla che si è difeso bene ma sempre pronto a colpire di rimessa. Francavilla di Francia rientra dalla squalifica mentre manca ancora Di Sabatino appiedato dal giudice sportivo per ben 10 giornate. Nel Paterno invece out lo squalificato Gabrielli. Prima del calcio d'inizio ho osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Luciano D'Aversa, massaggiatore professionista in forza a Francavilla negli anni d'oro del presidente Luciani. Al 13° il Paterno va alla conclusione con Kras, il suo shot da fuori è bloccato da Spacca. Al 18° ancora Marsicani alla distanza, questa volta con Catalli, ottimo l'intervento dell'estremo giallorosso che respinge. Al 22° si fa sotto il Francavilla con Galli che mette in mezzo per Nardone, la sua conclusione è prontamente bloccata da Di Girolamo. Al 36° ancora Francavilla in avanti con D'Alonso che scambia con Milizia e dal vertice destro dell'area manda a lato.
parte col botto la ripresa, al settimo il Francavilla passa in vantaggio con una punizione battuta centralmente dal limite d'Arega che insacca l'angolino alla destra di Di Girolamo. Non tarda ad arrivare la reazione del Paterno che pareggia tre minuti più tardi con Carosone che finalizza al meglio un'azione offensiva dei suoi e con un diagonale batte e spacca. Al sedicesimo percussione di Di Giovanni per via centrale che lambisce il palo. Due minuti più tardi viene espulso Catalli con un rosso diretto dopo un bruttissimo intervento su Rega. Al 32esimo protestano gli ospiti per un presunto colpo a gioco fermo di Spinello già ammonito su Iaboni. Al 43esimo Francavilla nuovamente e definitivamente in vantaggio con Spacca che sbroglia su un insidioso angolo dei marsicani. Sulla ripartenza Rega scambia con Nardone ed appoggia in rete. Tre punti importantissimi per il Francavilla che si avvicinano ulteriormente verso la sospirata salvezza con tutta la squadra che va a festeggiare sotto la curva. Fabio Iodice, buon primo tempo del Paterno che poi magari ha pagato lo scotto della partenza fulminea del Francavilla nella ripresa alla quale la sua squadra ha saputo reagire e dell'episodio dell'espulsione. Ma credo che la partita sia stata rovinata dall'arbitro, quindi non... Credo che il Paterno finché non c'è stata l'espulsione stava facendo la partita, quindi poi dopo l'arbitro ha deciso di dominare la partita e loro decidono. Ma sì, noi stavamo facendo bene contro Francavilla che è una buona squadra, però chiaramente poi dopo al 15esimo secondo tempo, ripeto, l'arbitro decide di dominare la partita, poi non... di chi vogliamo parlare? Che partita vogliamo parlare? Mister Fabio Montani, il Francavilla è più vicino alla salvezza dopo la vittoria di oggi. Sì, tre punti pesantissimi che ci fanno sicuramente molto molto piacere, credo anche meritati, contro una squadra molto forte e voglio fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati eccezionali anche oggi facendo una partita di spessore di alto livello. Noi, il nostro motto nello spogliatoio è partita dopo partita. Oggi abbiamo vinto questa, era una tappa importante. Le partite si accorciano, ne mancano sei, ora ci godiamo questa vittoria e poi martedì ci mettiamo al lavoro per la prossima partita. Strano clima da ultimo giorno di scuola al Piccone, dove due 11 con obiettivi diversi faticano a trovare quella dimensione da derby che non si respira neanche in una tribuna eccessivamente silenziosa e quasi assopita di fronte al vorrei ma non posso Castellano e al volevo ma non posso più di Marca Granata. Ultimissima spiaggia per i padroni di casa che rincorrono i playout, lontani all'orizzonte ma pur sempre raggiungibili e surplus di grinta sin dai primi frangenti. Siamo ancora al quarto quando Lennart si crea spazi ma non profondità oltre l'estremo ospite. Si rimane quindi sullo 0-0 ed è ancora Celano al decimo quando Mercogliano quasi non approfitta di uno svarione difensivo capistrellano ma Di Fabio è provvidenziale nei pressi della linea. 17esimo tracce Granata con Dorazio alla conclusione e Fanti a neutralizzare. 4 minuti più tardi però è il Celano a passare con l'esperto Marfia che approfitta di una indecisione da parte dell'estremo ospite. 1-0 che non scuote il capistrello che non guadagna metri, anzi è di nuovo il Celano a salire in cattedra al 32esimo con Baruffa centrale per un croce attento alla respinta. Negli spogliatoi sopra di 1 al settimo della ripresa Carrato su tiro franco va vicinissimo al bis Castellano. Celano in completo controllo almeno sino al 26esimo quando l'espulsione di Raschiatore non muta gli equilibri poi rivoluzionati dal secondo rosso anticelanese al 31esimo quando negli spogliatoi ci finisce lo storico ex Ciccarelli. Paroni di casa ora in 9, tutte grinta e con poco costrutto e il capistrello prova ad approfittarne al 33esimo quando Dorazio pennella sulla fascia ma fa anti-intercetta ed alza sopra la trasversale. Boccheggiano i castellani ma non furoreggiano i Granata che però proprio al 90esimo vanno vicinissimi al pari con Edoardo De Meis che pesca l'angoletto ma Afanti ci mette del suo e regala tre punti medicinali ai suoi. Per il capistrello invece l'appuntamento con la salvezza matematica è solo rinviato.
Dopo partita con Loreto Ciaccia, allenatore in seconda del Celano. Allora, mister, è stato un match difficile, tutto cuore. Sì, match assolutamente difficile. Sapevamo di incontrare un'ottima squadra, in questi ultimi anni ha dimostrato di essere una delle protagoniste di questo campionato. Valida, organizzata, con un ottimo mister. Noi oggi dobbiamo vincere per forza, è stata una vittoria di grande cuore. Primo tempo bene anche sullo sviluppo di gioco, abbiamo avuto molte occasioni anche per raddoppiare. Abbiamo finito il primo tempo 1-0, siamo scesi in campo il secondo tempo e ci siamo abbassati troppo. Il capistrello ci ha messo alle strette e abbiamo rischiato tanto. C'è un nesso fra la circostanza, appunto l'abbassamento del baricentro e le due espulsioni? Il problema è che secondo me Celano non merita questa posizione di classifica, vuoi per la piazza, vuoi per un po' per la squadra, secondo me è un fatto mentale, psicologico, dobbiamo lavorare quantomeno per aggrapparci al treno dei play-out, dobbiamo lavorare tutte le domeniche, ormai è una battaglia, non ci regala niente nessuno, lo sappiamo, ecco, giocare 9 è ancora più difficile, soprattutto la domenica successiva, domenica andiamo a Martinsicuro e sarà un'altra battaglia, non ci regala niente nessuno e non ci possiamo permettere di fare questi errori banali. Mancano 6 partite, quanti punti servono verosimilmente per arrivare ai play-out? Speriamo di farne il più possibile, ci servono come il pane, dobbiamo aggrapparci assolutamente ai play-out, noi ci crediamo fino alla fine, abbiamo qualche scontro diretto in casa e dobbiamo affrontarlo con la massima concentrazione, dobbiamo lavorare bene durante la settimana come questa settimana, abbiamo lavorato bene e ci siamo presi 3 punti. L'impressione vista da fuori è che la corsa si debba fare principalmente su 2 squadre, Montorio e Val di Sangro, che hanno finito insomma di fare punti da un po'. Sì, Montorio l'abbiamo affrontata anche domenica scorsa, siamo tornati a casa con un pareggio 0-0. Che ti devo dire, sì, anche la Val di Sangro l'abbiamo battuta in casa, ma non è stato facile, è una battaglia fino alla fine, ce la giocheremo, noi ci crediamo e ci dobbiamo credere, siamo il Celano e lo dobbiamo fare. Mister Torti, non è stata la partita del secolo per il Capistrello? No, assolutamente, ma neanche per il Celano ha vinto, buon per il Celano, insomma, noi abbiamo regalato il primo tempo, il Celano ci ha fatto gol su un gravissimo errore nostro. Però poi il secondo tempo in 9 non siamo stati capaci di ribaltare una situazione a noi favorevole, dovevamo allargare il gioco, non lo facevamo, continuavamo a mettere questi palloni dentro l'aria quando a difesa schierata devi cercare di allargarla questa difesa, non siamo riusciti a farlo, almeno non in maniera continua, l'abbiamo fatto in maniera sporadica e quelle poche volte che siamo arrivati sul fondo siamo diventati pericolosi. Però va bene, noi dobbiamo fare i punti in casa domenica per cercare di toglierci da qualsiasi problematica che in questo momento non c'è, insomma. In effetti grosse problematiche il Capistrello non le ha, ma l'impressione è che il clima derby non ci fosse nemmeno all'1%. C'hai ragione, ripeto, il primo tempo è stato letteralmente regalato, cioè errori banali in disimpegno, in appoggio, ne ha fatto degli errori che non è da noi, però. Squadra demotivata? Non lo so, questo non lo so, se è così molto probabilmente ho sbagliato io, me ne prendo le responsabilità perché non sono riuscito a trasmettere insomma l'importanza di questa partita, ma al di là del risultato mi premeva insomma che la squadra facesse una prestazione, ecco, sulla falsariga del secondo tempo, perché ripeto, il primo tempo abbiamo letteralmente passeggiato in mezzo al campo. Facciamo il discorso opposto, ma come trovare motivazione in una squadra che in realtà è salva da tempo? No, le motivazioni le dobbiamo trovare perché abbiamo il diritto e il dovere di finire bene questo campionato per noi, per la nostra classifica, per la società e per i tifosi. Noi dobbiamo fare bene queste ultime 6 partite che rimangono, cercare di fare più punti possibile e poi alla fine tireremo le somme. Assenze sempre protagoniste nel Capistrello, soprattutto davanti. Beh, discorso di Ilario Lepre, un discorso che va al di là del calcio. Anzi, poi prego. Mi auguro che, insomma, che possa risolvere al più presto il suo problema, che è un problema grande del, certo, calcio, per cui mi riferivo anche alla squalifica di Franchi.
Sì, ma poi anche diciamo, oggi sono rientrati due elementi, insomma, Mirko Di Fabio che non era in condizione e anche Edoardo, anche se Edoardo De Messa si è mosso abbastanza bene. Jacobone è rientrato oggi in gruppo, per cui, però ripeto, queste sono scuse che non, per una squadra come la nostra non ci devono essere, perché quando, anche quando ci sono state queste defezioni la squadra ha sempre fatto bene, vedi Vastese, vedi Paterno, per cui noi dobbiamo cercare di fare punti, ripeto, per finire bene questo campionato. Parliamo di esperimenti tattici, Antonelli sulla fascia. Ma il primo tempo eravamo un po' costretti a farlo giocare sulla fascia quando ci siamo messi 4-4-2, poi il secondo tempo siamo andati a giocare 3-4-3 e quindi alla fine ha fatto il terzo difensore di sinistra per spingere di più. Loro giustamente noi dovevamo pareggiare, quindi non è un esperimento, era in quel momento una necessità. Dopodiché è ritornato a giocare dove doveva giocare, insomma. Le espulsioni al Celano? Ma non lo so io per quale motivo, però voglio dire, non credo che non è stata una partita esatta così cattiva da poter diciamo far sì che ci fossero queste due espulsioni, per cui non lo so adesso per quale motivo l'arbitro abbia preso questa decisione. Mi dispiace per Celano, perché la prossima partita c'ha due persone in meno. Fra sette giorni Capistrello Morrodoro, un match fra squadre di livello simile e senza particolari pressioni nella graduatoria. Dobbiamo fare i punti. Perché? Perché lo dobbiamo fare, anche perché manca da parecchio tempo la vittoria, per cui è giusto pure che torniamo a assaporare insomma il gusto della vittoria. Cambiamo sport, parliamo di calcetto, due servizi, uno per la C1, uno per la C2, la sconfitta forse un tantino immeritata della Futsal contro la capolista Pratola e poi l'ampio successo dell'Orione contro il San Vincenzo nel campionato di C2. Alla fine ha vinto il Pratola, ma se la gara fosse terminata in parità non sarebbe stato uno scandalo, tutt'altro. Ottima la prova dei marsicani che ancora una volta hanno potuto fare affidamento su un Rolando Lancia superlativo e forse sprecato per questa categoria e per il calcetto in particolare. Alcune ripartenze del biondo hanno letteralmente squarciato in più di una circostanza l'assetto difensivo della capolista e nelle interviste di fine gara sentirete che anche le dichiarazioni del tecnico ospite Polce depongono in tal senso. Ippoliti inizia con Montagliani, Fellini, Jacobelli, Lancia e Fantozzi. Polce sceglie invece di Terlizzi, Cavalli, Proietti, Di Berardino e Sant'Angelo. Pochi secondi di gioco e Jacobelli commette un peccato mortale che gli varrà almeno 2 anni d'inferno, sprecando nel modo che vediamo una iniziativa di Lancia che avrebbe meritato ben altro esito. Gli improperi della tribuna ve li lasciamo soltanto immaginare. Passano 2 minuti e Lancia confeziona un altro assist, stavolta di testa per Fellini, che però conclude a lato. La Futsal sbaglia e paga a caro prezzo i propri errori, perché Sant'Angelo prima intercetta in maniera sospetta e poi provoca l'autorete di Fellini, che nel frattempo stava tornando a protezione della propria porta. Pratola con tanti campioni, ma dall'altra parte ce n'è uno che forse li vale tutti messi insieme. E si chiama Rolando Lancia, che all'11° raccoglie l'invito di Fellini e con un delizioso tocco di esterno lascia Di Terlizzi a guardare senza poter intervenire. E i marsicani potrebbero anche passare in vantaggio poco più avanti, al termine di uno scambio tra Lancia e Fantozzi, che conclude sfiorando il montante. 19° azione ospite sulla sinistra da parte di Sant'Angelo. Fantozzi stoppa involontariamente a beneficio di Sforza, che non perdona. E per concludere il primo tempo vi mostriamo l'altra perla di Lancia che stoppa Proietti e parte a sua volta vanamente inseguito dall'avversario. Destro potentissimo e la rete si gonfia per il parziale di 2-2, con il quale si chiude anche la prima frazione. Si riprende dopo l'intervallo e al 3° minuto la capolista passa ancora. L'imbucata è per Di Berardino che nella circostanza viene lasciato troppo solo. Girata di prima e Montagliani deve arrendersi. Al 5° Cervelli si riscatta salvando un gol fatto su Sant'Angelo che conclude dai 10 metri. Poi il Pratola allunga per merito di Mauro Proietti che si fa largo sulla tre quarti, carica al sinistro e mette la palla proprio sotto l'incrocio dei pali con Montagliani che può solo guardare. Ippoliti decide di giocare con Fellini portiere di movimento e la mossa sembra dare buoni frutti perché al 17° è proprio l'improvvisato portiere a servire Lancia che dà di precisione verso lo smarcato Jacobelli. A differenza del primo tempo, stavolta Giuseppe la sbatte dentro e la gara torna a riaprirsi.
Nuovo allungo ospite al 18esimo con la Futsal che perde palla e con Proietti che ristabilisce il doppio vantaggio infilando la porta dalla propria metà campo. 24esimo, Fantozzi intuisce l'opportunità, anticipa l'avversario diretto e insacca imparabilmente alle spalle di Dieter Lizzi. 26esimo, diagonale di Lancia che sfiora il palo e poco dopo Fabrizi tocca con la mano e viene espulso. Alla mezz'ora esatta il Pratola allunga di nuovo con Sforza che mette la sfera proprio sotto la traversa della porta di Montagliani. Passa un altro minuto e la capolista commette il sesto fallo e qui assistiamo ad una scenetta abbastanza inverosimile perché gli arbitri non riescono a capire quale sia il dischetto giusto, quello dei 10 metri, e ci vuole l'intervento di Proietti per convincere il direttore di gara sulla corretta distanza. Poi Fantozzi mette tutti d'accordo infilando alle spalle di Dieter Lizzi la palla del definitivo 5-6. Triplice fischio e tutti a casa. Dopo partita con Sergio Polce, la capolista ha avuto paura ad Avezzano contro una ottima Futsal. Che cosa è successo oggi? Non sembravate gli stessi, ma forse accusavate qualche assenza? No, assenze no, purtroppo le partite non sono tutte uguali. Noi siamo venuti qua per giocare in un modo, ci siamo trovati a giocare un altro con degli errori clamorosi. È clamoroso che una squadra che gioca fuori casa prenda due gol di contropiede. Noi abbiamo preparato una partita diversa, due volte in vantaggio, abbiamo peccato di leggerezza, di presunzione e anche di scarso ritmo. Abbiamo giocato a un ritmo abbastanza basso per le nostre abitudini, non sono questi i ritmi nostri. Avete rischiato di perdere il primo posto oggi? Sì, purtroppo oggi questo campionato è un continuo susseguirsi di emozioni, quindi noi sapevamo che oggi avremmo trovato dei problemi, lo sapevamo prima di venire e loro hanno dimostrato che sono in effetti una bella squadra con delle individualità abbastanza marcate, perché uno come Lancia ti fa la differenza ogni volta che prende il pallone. Arrivato anche Lorenzo Ippoliti, allora una sconfitta che lascia secondo me l'amaro in bocca per voi, perché forse il pareggio avreste anche potuto prenderlo. Sì, io penso che per quello che si è visto oggi in campo Pratola, per carità, tecnicamente è anche superiore a noi, però ripeto, penso il pareggio poteva essere un risultato giusto. Poi loro sono stati bravi, insomma, a sfruttare un po' più di esperienza rispetto a noi e hanno portato questa vittoria. Noi come sempre disputiamo ottime partite, ma ultimamente stiamo raccogliendo poco, c'è parecchio rammarico, però dai, proiettati alla prossima partita. Pochi secondi dal fischio d'avvio e Jacobelli la combina grossa, che più grossa non si può. Che cosa hai pensato in quel momento? Io non ti racconto le parolacce che sono partite dalla tribuna. No, cosa ho pensato? Ormai diciamo ci siamo abituati, perché di gol è così, non solo Giuseppe, che naturalmente non è colpa sua, è stato sfortunato, anche perché poi oggi ha disputato un'ottima partita, ma anche altri giocatori nostri alle altre partite gol come questi se li sono sbranati, diciamo. Ho pensato, ecco un'altra partita che si può mettere male, e i presentimenti erano giusti. Il Pratola con uno come Lancia che farebbe? Beh, guarda, è una domanda che a me mi fa sorridere, perché con Lancia davanti noi avremmo finito ogni partita con 5-6 gol di differenza, perché lui non ti perdona, ha avuto due palle il primo tempo, ha fatto due gol, sembrava che non ci fosse in campo, però ogni volta che prende palla è un problema per chi lo deve marcare. Ha messo in difficoltà un intero reparto, perché si muove, è forte fisicamente e poi c'ha due piedi che, insomma, beato lui che ce li ha, insomma. E beati voi che ce l'avete in squadra, ma resterà ancora con voi? Ma non lo so, intanto finiamo la stagione in maniera, diciamo, in maniera buona. Adesso teniamo un'ultima, sabato prossimo andiamo a giocare a Penne e si conclude questo calendario terribile dove abbiamo affrontato le prime 5 della classe, 5 partite una dietro l'altra. Quindi poi ci concentriamo sulle 3 partite, diciamo, che per noi sono più abbordabili, e poi a fine anno si fa un resoconto e vediamo un po' come comportarci, iniziando dal primo all'ultimo giocatore e dal primo all'ultimo dirigente. Polce, per concludere, è più facile il calendario vostro o quello di chi vi insegue? Guarda, il calendario nostro è un incubo, perché adesso abbiamo, va bene, il Celtic in casa, poi abbiamo Guardia Grele,
a Guardia Grele, poi il Penne in casa e l'ultima ad Atri. Quindi il campionato per noi ancora comincia, in effetti, perché adesso anche il ben fatto fino adesso, vai a Guardia Grele, perdi e hai sciupato, perché sono tutti a un punto, massimo due. E questo è un campionato strano, non c'è la Demme o il Loreto Prutino che portavano 15 punti, ma questo è un campionato che si può vincere l'ultima giornata anche con un tiro libero, un autogol, una cosa del genere, perché oggi il campionato di Serie C quest'anno non è stato mai così equilibrato che io mi ricordi negli ultimi una decina d'anni fa, non me lo ricordo così equilibrato. Possono vincere tutti, noi siamo primi, ma siamo primi adesso, può darsi che sabato prossimo siamo secondi o terzi. Con te voglio concludere invece parlando degli arbitri. Stava succedendo alla fine qualcosa di tragicomico, dico io. Il dischetto del tiro libero è a 10 metri. Io posso anche capire l'arbitro che viene da fuori, che non sa, ma chi questa palestra la conosce bene dovrebbe sapere qual è il dischetto dei 10 metri. Sì, dovrebbe sapere qual è il dischetto dei 10 metri e dovrebbe sapere anche che se si perdono 2 minuti per trovare il dischetto di 10 metri, i 2 minuti vanno recuperati. Non è che si danno 3 minuti di recupero, si perde tempo, noi segniamo il tiro libero e finisce la partita. Quindi secondo me è più grave questo che un altro po' non sapere dove è il dischetto. Però ripeto, io polemiche non le faccio, quest'anno anche con gli arbitraggi diciamo ci siamo abituati. Alcune partite, ripeto, con squadre alla nostra portata dove siamo stati sfavoriti dagli arbitri, le partite le abbiamo riprese e anche vinte. Se poi insomma l'arbitro ci va a sfavore con squadre che sono anche superiori a noi, diventa tutto più difficile. Però ripeto, io voglio guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e oggi abbiamo fatto una signora partita. Sono contento perché c'era anche parecchia gente a vedere questo incontro e abbiamo dato un buon gioco. È stata una bella partita sia da parte nostra che da parte di Pratola. Giornata di grandi ritorni a Cesolino, dove fa capolino Sergio Di Cintio, una pagina di storia che cammina in bilico fra grandi ricordi e sommigliature quali essere definito gattone dal collega Scolta. E a proposito di colleghi, salutiamo il maresciallo dell'aeronautica Davide Andretti, che la storia l'ha fatta ma ad Antenna 2, cavallo di ritorno, oggi ad Avezzano, e militare come Pendolino Pomponio, che osserva in divisa da carabiniere i suoi compagni che indossano altre insegne, però, quelle da calcettisti. E così finalmente possiamo entrare in campo per il derby, in vero solo dopo aver festeggiato l'ultimo ritorno, quello di un tavolinetto, tanto utile alla nostra causa quanto superfluo nell'economia di un match scoppiettante sin da principio. Cerca la salvezza il San Vincenzo, i playoff l'Orione, ma l'avvio arride ai rovetani che già al secondo pizzicano con Di Girolamo opportunista sotto porta. Orione comunque molto presente di spirito e letale appena un minuto più tardi, giocando di sponda con uno strano fraseggio fra Conte, Di Francesco e Camelo, quest'ultimo risolutivo nei pressi della linea di porta. 1-1 che permane per appena 3 minuti, finché al settimo un bel piattone di Di Francesco non regala il vantaggio ai locali. San Vincenzo che non si arrende, anzi tiene botta e al quarto d'ora sfiora il pari con un bel palo colpito da Baldassarre. Al 25esimo però i padroni di casa calano il tris con De Michelis che calcia, intercetta Zazzara che non perdona. 3-1 all'intervallo e Gianmarco Conte pericoloso in ogni senso in avvio di ripresa quando uccella Di Cintio ma non trova il bersaglio grosso. Segue fase di stanca almeno fino al 20esimo quando l'Orione blinda il risultato con Camelo che sfrutta al meglio l'ottima conclusione di Zazzara. Pochi secondi e lo stesso Camelo si mette in proprio ma viene frenato dalla trasversale. Ormai è solo Orione, sempre un super Camelo al 23esimo, sale in cattedra cercando un preziosismo più lezioso che utile ma comunque degno di nota. Non è finita perché al 26esimo un preciso diagonale di Zazzara regala il 5-1 non definitivo agli avezzanesi. Infine, 120 secondi più tardi, Gianmarco Conte è letale da pochi metri mettendo il timbro su una prestazione formato Coppa Davis.
dopo partita con il grande vecchio, nonché ex, no perché loro sono giovani, di Francesco e Conte, sì, rispetto a loro. Esatto, rispetto a loro, assolutamente. Allora, caro il mio gattone di Cintio, com'è andata oggi? Ma oggi non è andata benissimo, come hai potuto vedere. Purtroppo loro hanno fatto un'ottima partita, purtroppo per noi ovviamente, e è stato molto bravo Christian a farli difendere molto bene. Difatti noi credo pochissime volte siamo arrivati al tiro pulito, ma nel secondo tempo credo che il portiere loro non abbia fatto neanche una parata, e hanno sfruttato molto bene i nostri errori. I gol sono stati, diciamo, quasi tutti fotocopia, tutti sul secondo palo. Ecco, noi dobbiamo correggere un po' queste cose, ci manca un po' di esperienza a livello di calcio a 5. Se tu pensi che oggi c'erano tre persone che si sono avvicinate al calcio a 5 per la prima volta da dicembre, quindi noi siamo una squadra, una bella squadra, un bel gruppo, stiamo cercando di far crescere una bella realtà, soprattutto nelle giovanili, e vediamo che cosa ci aspetterà nel futuro. Gianmarco, hai cercato di far rinsavire Sergio con le cattive, un bel calcio? No, no, assolutamente. Scherzo. Sono cose che succedono, siamo subito chiariti, tant'è che appena ho sentito il contatto ho fermato subito il gioco, perché comunque sì, ecco, ho calciato, ti slancio col ginocchio, ho dato una botta, ma... Cioè le intenzioni... Nessuna cattiveria. Le intenzioni erano buone, appunto, farlo rinsavire. Assolutamente. Ma non ci sei riuscito, fidati. No. Senti, a parte gli scherzi, oggi avete dimostrato la vostra caratura. Beh, venivamo da due prestazioni, se si possono chiamare tali. Veramente non abbiamo giocato le ultime due partite, avevamo voglia di riscatto, c'è stato un chiarimento martedì, e volevamo tornare ad essere il Don Orione che tutti conoscono e non quelle delle ultime due giornate. Purtroppo, ecco, siamo in una condizione dove... un po', ecco, è mancata quella cattiveria, quella voglia. Comunque sia, ci può stare un calo di concentrazione in un campionato, e purtroppo l'abbiamo avuto proprio nel momento clou, dove, in quelle partite dove non potevamo sbagliare, compromettendo, diciamo, al 99%, salvo benedizione dall'alto che ce l'hanno non faccia qualche passo falso, ma abbiamo proprio compromesso il campionato. Ora, passo falso che potrebbe verificarsi a Trasacco, contro il Trasacco. Beh, però a noi abbiamo un calendario molto più complicato rispetto a loro, quindi avendo gli ultimi tre scontri diretti, perché adesso abbiamo Teramo che mi sembra un punto o due punti tra noi, Nobel a pari punti, e la Procalcetto che è la quinta forza subito in agguato per i playoff, noi abbiamo tre scontri diretti, quindi rischiamo di farci male noi tre da soli e arrivare all'ultima partita che non conta nulla, insomma. Di Francesco, ma all'Orione non conoscete il barbiere? Ho visto tutti con la barba. Che è l'unica cosa che si può far crescere, quindi... Nel caso tu. Così, esatto, nel mio caso, sì. Sì. Ecco, in passato c'era chi optava per, come dire, ci siamo capiti? Beh, diciamo che ci siamo consigliati l'Air Styler, e quindi mi trovo molto bene con il parrucchiere di Sergio e penso di andare avanti con quello. Invece, dandoci un tono, hai fatto una buona prestazione, complimenti da Davide Andrei. Grazie Davide. No, era giusto, perché venivamo, come ha detto Gianmarco, da un periodo un po' sfortunato, è giusto rialzarsi con una buona prestazione, convincente tra l'altro. Sergio, allora, come ti stai trovando a San Vincenzo? Ma benissimo, mi hanno accolto in una maniera spettacolare, sono delle persone fantastiche, a cominciare da Umberto, dal presidente Niscola, Luigi. Ma tutto il paese, cioè, è una cosa fenomenale. Guarda, ti invito a venire a riprendere l'ultima partita con Teramo in casa, che abbiamo un terzo tempo spettacolare. Ma comunque li ringrazio, perché veramente mi hanno accolto come se fossi uno di loro da subito, nonostante, voglio dire, è il primo anno che gioco con loro. Dal punto di vista tecnico qualcosa non ha funzionato quest'anno, anche per varie defezioni, ecco, diciamo così. Però San Vincenzo è in crescita, la salvezza è verosimile. Sì, la salvezza è verosimile, speriamo che il Montesilvano oggi abbia fatto il passo falso, ovviamente speriamo per noi e purtroppo per loro, perché giocava contro Celano. E noi abbiamo adesso un'altra partita difficile a Celano sabato prossimo, poi come ti ho detto abbiamo il Teramo in casa e l'ultima ce la giochiamo a Goriano. Io vorrei andare a Goriano con la salvezza in tasca, in modo tale da fare una partita tranquilla e da non giocarci nulla in quel campo. Sergio, il livello della C2 quest'anno? Il livello della C2 devo dirti che non mi è sembrato altissimo, nel senso
questa, stiamo pagando un po' lo scotto del fatto che i due gironi penalizzano troppo questa C2, a mio avviso. E se tu pensi che noi, guarda, potevamo avere, al di là della partita di oggi, tranquillamente una decina di punti in più e lottare per la zona playoff, ti dico tutto, nel senso, ma non perché noi non meritiamo l'alta classifica, è purtroppo che con 10 punti in più non puoi stare a lottare per i playoff in un campionato così. E adesso spazio ai nostri amici sponsor, si fa per dire, perché sono comunque servizi di cronaca. Parliamo della Marsica Calcio, che questa settimana ci propone la visita dei fisioterapisti per vedere in che condizioni stanno i loro ragazzi, tutte le categorie. Quindi un gran bel lavoro da parte dei fisioterapisti. E poi vi proporremo un altro servizio dedicato agli amici del Pinguino. Qui si parla di nuoto neonatale, cioè bimbetti di pochi mesi o di un anno e mezzo che già frequentano la piscina insieme ai loro genitori, curati in maniera particolare dagli istruttori. Nella struttura della Marsica Calcio ovviamente si gioca calcio, si pratica attività sportiva, ma di tanto in tanto i dirigenti pensano anche alla salute dei ragazzi. Qualche tempo fa ci siamo occupati di alimentazione, oggi è la volta degli osteopati, o meglio di due specialisti che curano praticamente la postura anche dei ragazzi. Ma vorrei che fosse proprio il presidente Roberto Panea a dirci di che cosa si tratta. È una novità assoluta o no? No, diciamo che non è una novità assoluta. Però è anche vero che qui nella Marsica osteopati a livello di settore giovanile non se ne sono mai visti, quindi abbiamo cominciato ad introdurre anche questa figura, perché i ragazzi vengono controllati a livello strutturale per una prevenzione sugli infortuni, perché un ragazzo che viene comunque curato e visto dall'osteopata si riesce a capire se è prossimo a un infortunio, quindi bisogna fermarlo in tempo o fare un lavoro differenziato per andargli a potenziare determinate caratteristiche. E quindi abbiamo parlato con Roberto Sorrentino, osteopata che comunque ha una certa fama qui da noi, e oggi abbiamo fatto la prima seduta per controllare parte dei nostri ragazzi e in più mettere a conoscenza dei nostri tecnici quale lavoro differenziato bisogna andare a fare su ogni singolo calciatore. Quindi tutti quanti i ragazzi tesserati vostri passeranno sotto la supervisione di questi due specialisti? Sì, tutti, nessuno escluso. Dal più piccolo al più grande? Dal più piccolo, diciamo la fascia agonistica, quindi stiamo parlando giovanissimi allievi. Tutti e quattro i gruppi passeranno sotto la loro visione e vediamo a questo punto, diciamo, del campionato come stiamo messi a livello fisico. E dopo il presidente coinvolgiamo ovviamente i due responsabili che stanno sottoponendo a un test i ragazzi, Roberto Sorrentino e Ivan Amorosi. Sorrentino, fisioterapista. Allora, oggi voi state valutando le condizioni fisiche di questi ragazzi, sotto quale aspetto? Come questi ragazzi riescono a organizzare il corpo e i loro movimenti e quindi come riescono a esprimere la forza e tutto quanto il resto. Da parte mia invece faccio una valutazione di tipo manuale e quindi della struttura, quindi le articolazioni, i tendini, i muscoli, vedere le loro capacità di rilassamento, in modo che poi faremo delle schede per poter migliorare, diciamo, il loro allenamento, prevenire gli infortuni e aumentare il loro stato di benessere. Tendini e muscoli, a questa età insomma sembra quasi impossibile intravedere, ipotizzare un malanno, un malessere, un qualcosa che non va, e invece pare che non sia così. Ognuno di noi ha delle predisposizioni, se noi riusciamo a prenderle in tempo, queste predisposizioni o le riportiamo indietro o almeno le blocchiamo. E soprattutto se c'è la consapevolezza dell'atleta, anche così giovane, l'atleta è in grado di organizzare il suo allenamento insieme al suo allenatore, al suo staff, in modo da dare il massimo. Poi un giorno, quando vorrà mettersi a posto, lo farà. Noi adesso diamo la possibilità, almeno a questi ragazzi, alle loro famiglie,
di avere un quadro sul reale stato di benessere. Poi vediamo. Comunque è tutta una predisposizione. Cioè, per esempio, io quello che sto valutando dentro, ci sono dei ragazzi che magari hanno un leggero squilibrio, facciamo della temporomandibolare, che sono cose che tutti conoscete, anche perché si parla di byte, per esempio. Quindi se io valuto una leggera instabilità della temporomandibolare, tutto il corpo sarà equilibrato in maniera strana. Quindi se io lo rimetto a posto, oppure il ragazzo ci pensa, già riesce a allenarsi meglio, a prevenire infortuni. Stessa cosa per il piede, potrei parlare per ore, però diciamo sono predisposizioni che noi adesso andiamo a valutare. Quindi significa che magari bisognerebbe fare degli allenamenti personalizzati, singolarmente addirittura. Io ringrazio la Marzica perché adesso ci ha permesso questa cosa. Sì, bisogna fare questo. Il nostro scopo è esattamente questo. Noi faremo una scheda per ogni ragazzo. Quindi metteremo in evidenza i problemi, i potenziali di ogni ragazzo. Anche se sono piccoli, che magari si manifesteranno a 30 anni. Però con queste schede ci confronteremo con gli allenatori e diremo se l'allenamento prevede un certo tipo di movimento, a quel ragazzo che ha quella predisposizione fatela fare in un modo leggermente diverso. L'esperto in scienze motorie è Ivan Amorosi. Allora, abbiamo visto questi ragazzi che stanno facendo degli esercizi particolari. In che cosa consistono? In questa gamma di esercizi e di test andiamo a cercare di valutare quelle che possono essere le capacità fondamentali, in questo caso per lo sport, quindi lavoriamo un attimo sulla resistenza, sugli equilibri muscolari, su quelle che possono essere anche piccoli dismorfismi che possono comunque in un modo o nell'altro compromettere la prestazione sportiva, e in questo modo poi anche grazie a Roberto all'integrazione delle nostre informazioni cercheremo di creare, diciamo, delle schede di lavoro che possano andare a sopperire ad eventuali mancanze oppure potenziare quelli che sono comunque punti di forza dei ragazzi. Ho visto che i ragazzi della stessa età, quindi della stessa categoria, non tutti riescono a svolgere l'esercizio che tu proponi in maniera corretta. C'è chi ci riesce, diciamo, al 100% e chi invece sta poco oltre il 50%. È normale? Assolutamente sì. È un problema che potrebbe poi, no, creare anche troppi dislivelli all'interno di un gruppo. Però, ecco, da una parte è utile, appunto, fare questa tipologia di lavoro perché permette anche allo staff tecnico di poter dare un grado di omogeneità a tutto il gruppo e soprattutto, ecco, pensando proprio al bene puro dei ragazzi, insomma, portarli ad un livello adeguato che gli permetta in primis di fare tutto e poi di dedicarsi, ecco, allo sport che più gli piace, insomma, qualunque esso sia. Amorosi, tu fai svolgere 7, 8, 10 esercizi in questa seduta. Riesci ad accorgerti subito che qualche ragazzo ha dei problemi o magari te ne accorgi a metà degli esercizi? Beh, dipende. Insomma, ci sono degli esercizi che sono molto lampanti, infatti sono stati, diciamo, un po' selezionati e anche in base un po' all'esperienza che abbiamo avuto negli scorsi anni abbiamo individuato quelli che possono essere i punti fondamentali. Poi è chiaro, una volta iniziato, questo è soltanto un lavoro sommario, ci sarebbe da indagare molto più nel profondo, insomma. Però ecco, sicuramente abbiamo individuato 3-4 elementi fondamentali che ci possono dare un input di studio, poi da lì si può andare sicuramente, si deve andare avanti. L'ultima cosa per concludere, di tutti i ragazzi che sottoponi a questi esercizi, in percentuale quanti sono a posto, quanti invece sono da rettificare, tra virgolette? Fino ad ora siamo quasi su un 50-50, o magari alcuni hanno una sola piccola problematica, qualcuno magari un paio, qualcuno magari sta abbastanza bene nel complesso, quindi la diamo su un 50-50, dai. Esperimento da ripetere? Assolutamente sì, assolutamente. Alla Pinguino c'è la vasca grande, ma c'è anche la vasca piccola e mi permetto di dire che forse è il reparto più bello perché qui inizia la vita. Vedete, è sabato mattina, quanti bambini con i loro genitori vengono a imparare a nuotare. Denise Petrella è una delle istruttrici di questa vasca. Allora, che cosa insegnate ai bambini a questa età?
Allora, il corso neonatale, che è uno dei gioielli della Pinguino Nuoto, lo svolgiamo il sabato mattina quando la vasca è in piena tranquillità, in modo da consentire ai genitori e ai bambini di vivere questo momento che è magico. L'approccio all'acqua è fondamentale, anzi il ritorno all'acqua, perché noi siamo stati concepiti in acqua e in acqua è il nostro elemento. Abbiamo diviso questo corso in 3 fasce, fino ai 12 mesi, fino ai 24, dai 12 ai 24 e dai 24 ai 36. Che cosa cerchiamo qui? Seguendo le fasi evolutive del bambino, partiamo dal primo approccio, che richiede un massaggio neonatale, rilassamento e piccole immersioni, fino a portare i bambini all'autonomia e all'indipendenza, come vediamo in questa fascia d'età, in cui attraverso l'uso di vari attrezzi comuni alla piscina facciamo in modo che il bambino sia indipendente e riesca a muoversi in modo libero. Quanto tempo ci vuole perché il bambino si senta sicuro comunque e in pace con se stesso, perché in acqua si sta comunque bene? Allora, l'acqua già di per sé ci dà la possibilità di rilassarci e di stare bene. Molto è importante la diade genitore bambino. Più il bambino si sente a suo agio con il genitore, che ha un approccio positivo, e prima riusciamo ad ottenere un completo rilassamento e un'indipendenza. Quanto dura un corso, se così si può chiamare? Nella durata della lezione è mezz'ora di lezione, poi per quanto riguarda la durata invece negli anni, abbiamo dei bambini che dal neonatale ancora adesso frequentano la scuola nuoto e qualcuno è nella squadra agonistica della Pinguino Nuoto. Siete più soddisfatti voi istruttori o i genitori? I genitori sono soddisfattissimi, noi ancora di più, ogni volta in ogni bambino è una storia, una scoperta e un amore che nasce. C'è possibilità di provarli questi corsi prima di iscriversi ufficialmente? Assolutamente sì, anzi è un progetto proprio di questi giorni della Pinguino Nuoto realizzare delle giornate open day in cui chiunque voglia approcciare al nuoto può farlo, partendo da questo corso che è il primo, poi alla scuola nuoto baby, vasca grande, fino all'agonistica, nuoto adulti e nuoto libero. La Pinguino promuoverà queste giornate di open day, siete tutti invitati a partecipare ai nostri corsi. Una mamma con il suo bambino, allora da quanto tempo viene qui? Da un anno circa, sì. Tutto tranquillo, tutto bene? Sempre tutto bene, ci siamo trovati benissimo, lui ha avuto subito un bellissimo rapporto con l'acqua, poi con le maestre ci troviamo benissimo e va bene. Continuerete anche in futuro sicuramente? Sì, senza dubbio. Bell'ambiente qui, Molto, poi ci vengo anch'io da tantissimo tempo, quindi mi trovo come a casa praticamente. Un'altra mamma con il suo bambino, il bimbo come si chiama, signora? Gianni. Da quanto tempo venite qui? Aveva 5 mesi, oggi 21. Quindi siete dei veterani qui alla Pinguino? Sì, ci troviamo benissimo, ci venivamo noi come genitori, adesso il bambino. Ha mai avuto paura il bimbo dell'acqua? Mai, poi gli piace tantissimo. Il rapporto vostro con gli istruttori? Ah, ottimo, ci troviamo benissimo ma da sempre. Un altro genitore, questo bimbo lo conosco, perché alla Pinguino? Perché la qualità degli istruttori è superlativa, ti insegnano, ti seguono, seguono i bimbi, insegnano anche a noi genitori e di conseguenza andiamo di pari passo, insomma, no? È un corso per entrambi. Soddisfatto del trattamento? Assolutamente sì. E Mario Paris, l'abbiamo già detto in altre circostanze, è il nostro gancio. Dicevo che questo reparto della piscina piccola è forse il più bello, perché qui nasce la vita, qui si incomincia a crescere e a diventare poi campioni, è giusto Mario? Eh sì, noi partiamo addirittura da le gestanti, quindi prima di nascere, da dentro la pancia, passiamo qui al neonatale seguito da Denise e Roberta, fino al corso di nuoto, propaganda e poi cerchiamo di tirarceli dentro l'agonismo. Ci sono quest'anno i primi bambini che hanno fatto il corso neonatale, adesso sono nella propaganda, che bambini di 5 anni che già fanno vasche a dorso stile completo, hanno un ambientamento magnifico. Quindi è un gancio per noi allenatori e il lavoro di Denise e Roberta è fondamentale per noi. Quanti sono i bambini iscritti qui alla piscina piccola? Alla piscina piccola nel corso neonatale siamo divisi in 3 turni, abbiamo circa 30-40 bambini insieme ai genitori. Ma solo nel sabato lavorate? Solo il sabato mattina, dalle 9:30 fino alle 11 sono divisi in 3 turni a seconda dell'età,
all'inizio quelli più piccoli iniziamo già dai 4 mesi, qui qua quest'ora abbiamo i bambini di 2 anni. Quanto tempo ci vuole perché un bambino dal primo giorno che frequenta la piscina impari poi a nuotare? Impari a nuotare, qui all'inizio iniziamo con il genitore perché dobbiamo superare il fatto del distacco dal genitore, poi superati i 3 anni, inserirlo in un corso di nuoto, ci sono bambini che col neonatale già con i braccioli sono totalmente autonomi, ma come vedete bambini piccoli che iniziano già vanno da soli, poi il supporto dei braccioli per una questione di sicurezza c'è sempre. Cambiamo sport, parliamo di atletica. Domenica mattina alle ore 10 nei campi a nord di Avezzano, a nord del velotromo, è stato ricavato un percorso per la prima campestre avezzanese. Tantissimi concorrenti, quasi 150 fra maschi e femmine, provenienti un po' da tutta la regione. Vediamo il servizio dedicato a questo avvenimento. Di solito questo genere di corse si fa su strada, almeno per il Gran Prix Marsica è così. Questa volta però hanno fatto un'eccezione gli organizzatori. Siamo con il presidente Giovanni Panzini, col professor De Micco e con il nostro amico Danilo. Allora, dicevo, una cosa diversa, però è un percorso già collaudato, Panzini, e mi sembra azzeccata l'idea. Sì, è un percorso già collaudato, volgono i campionati studenteschi, quindi per i ragazzi delle scuole, e il 2 gennaio qui abbiamo fatto anche un'altra iniziativa per Fabio Ricci, per l'amico Fabio Ricci, benefica, organizzata da Danilo Buongiovanni, che ha avuto già un discreto successo. Oggi questa è una gara valida come prova del Gran Prix Marsica e si torna a fare campestre nella Marsica dopo diversi anni e si torna secondo me a fare veramente atletica con la maiuscola. Negli ultimi anni va molto di moda la corsa in montagna, la corsa su strada, meno le campestre, almeno nella nostra zona. È un percorso molto bello, duro, difficile perché c'è anche un po' di fango nella parte alta, ma è altrettanto veloce secondo me, quindi qui si vede veramente chi ha la gamba, come si dice in senso tecnico. E la gamba si fa correndo. Professor De Micco, un atleta ventenne, che beneficio può trarre da una corsa del genere, considerato che insomma la caviglia e non soltanto qui viene sottoposta a sforzi non indifferenti? Ma la corsa campestre normalmente per gli atleti e per chi fa il fondo e chi fa il mezzo fondo è una preparazione poi a quello che andrà a fare in pista. Perciò è tutti i chilometri che mettono nelle gambe per poi velocizzare e far di qualità sulla pista. Che differenza c'è fra la corsa su strada e questa? Ma la corsa campestre sicuramente è molto più dura rispetto alla corsa su strada, perché per campestre, quando c'è la campestre, si pensa subito a un terreno non lineare. Spesso e volentieri il fango ci vuole un po' più di forza, la forza sicuramente di più. Danilo Buongiovanni, vi ha dato una mano anche il tempo oggi, perché fino a qualche ora fa pioveva forte, oggi insomma pare che abbiate telefonato a qualcuno? Avessimo di questi poteri, siamo stati soltanto fortunati perché quello che è successo ieri insomma l'abbiamo messo tutti. Ed oggi, nonostante le previsioni non erano così rose, forse qualcuno si è scoraggiato anche per quello, e invece grazie a Dio sta riuscendo tutto alla perfezione. I nostri ragazzi, anche quelli più giovani, i settori giovanili, sono venuti in ottimo numero, quindi penso sia un record per una manifestazione che... Quanti iscritti oggi? Mi sembra intorno ai 180 tra ragazzi diciamo assoluti, quindi non tutti i marsicani comunque. Assolutamente no, tutte le società d'Abruzzo sono accorse, Mister Camp addirittura, la Castelfrentano, Lanciano, Chieti, Teramo, l'Ascoli addirittura, da fuori regione. Quindi questo vuol dire che c'è voglia di tornare a fare gare, manifestazioni, atletica come si faceva un tempo. Qui su questo terreno si allenavano
i nostri grandi professori, allenatori come Marino Di Marco, che salutiamo, che ha influenzato, e come altri come Nazareno D'Agostino, insomma grandi atleti che hanno fatto la storia della corsa campestre proprio e delle siepi. Panzini, voi su Facebook spesso mettete la frase "corro per Fabio", ecco, vogliamo ricordare chi è Fabio e che cosa gli è capitato? Fabio Ricci è un podista, è un nostro amico di Roma. Lui molto spesso è venuto qui nella Marsica, soprattutto nel periodo estivo, a fare delle gare, insomma, insieme a noi, e è stato colpito purtroppo da una brutta malattia contro la quale sta lottando però come un leone alla grande. Adesso sta meglio, fortunatamente sta proseguendo le cure, e noi ci siamo proprio sentiti da sempre abbiamo sentito sempre forte il desiderio di fargli sentire la nostra vicinanza, e non possiamo fare granché, diciamo, materialmente. Quello che possiamo fare è questo, cioè tenerlo con noi presente in tutte le nostre gare, in tutte le nostre manifestazioni. Da qui è nato questo, tra virgolette, spot "Io corro per Fabio", che portiamo ovunque andiamo. Lo striscione viene portato da tutte le società sportive della Marsica, non solo la Loser Runners Avezzano. Quindi noi corriamo per Fabio oggi. Questo. Chiudo con il professor De Micco. Com'è possibile che un atleta, perché tale è Fabio Ricci, venga aggredito da un male oscuro? La natura o non, cioè, la genetica non c'è la spiegazione. Io almeno non so darla. Bisogna rassegnarsi e basta. E bisogna rassegnarsi. E lottare comunque. Lottare sicuramente, come sta facendo Fabio. E Fabio lo fa, no? Volevo aggiungere un'ultima cosa: il prossimo appuntamento è martedì 15, finale regionale, finale provinciale, corsa campestre, campionati studenteschi, sempre su questo percorso. Chiudiamo con Fabio. Fabio ormai fa parte di noi, e tutti gli atleti della Marsica, e soprattutto quelli che frequentano il Grand Prix, lo ricordano, perché lui, anche non essendo marsicano, ha vissuto parecchi anni qui, perché essendo un graduato dell'esercito ha fatto servizio qui all'Aquila e ha vissuto il Grand Prix come noi, quindi tutti lo ricordano. Grande atleta, uno che ha vinto 5 volte di fila la maratona di Banzi, è uno che combatte la sua battaglia, la sua guerra contro questo mieloma multiplo come se avesse un'influenza. Lui, Fabio, la prende così, sta combattendo, e lui vincerà anche grazie a noi. Non possiamo fare nulla, come diceva il presidente, questo lo possiamo fare. E in coda alle interviste vi diamo anche i nomi dei vari vincitori. Ci sono state due partenze, la prima riservata ai meno giovani, diciamo ai meno bravi, e poi i veri e propri agonisti. Nella prima categoria si è imposta Alessandra Luzzi con il tempo di 24:48 per un totale di 4 giri, e che ha preceduto poi Franco Di Tommaso e Monia D'Alessandro. E ci sono anche alcuni vincitori di categoria, lo stesso Di Tommaso, poi Gabriele Giffi, Anna Piccinini, Lidia Scenna, Moira Franchi e Lara Di Marco, e ancora Romina Censorio e Luigi Croce. E poi i più bravi, e qui ancora una volta ha vinto Mohamed Lamiri, che ha preceduto di poco l'altro marsicano Antonello Petrei, e ancora Domenico Caporale, Mirko Fantozzi e Italo Giancaterina. Fra i vincitori di categoria, lo stesso Mirko Fantozzi, Italo Giancaterina, Simone Sabatini, Ivan Nucci, Walter Pinardi, Camillo Campitelli e Gabriele Lisciani. Cambiamo ancora sport, torniamo al calcio, però al calcio degli amatori. Si è conclusa la prima fase, il girone di andata, perché quello di ritorno non si disputa, verrà un po' impastato di nuovo il calendario, e verranno stilati due gironi al termine appunto di questa prima fase. Pizzo d'Eta e Valle Aterno Fossa hanno chiuso alla pari. Noi siamo andati a vedere una delle tante partite, e il servizio che abbiamo realizzato ve lo proponiamo. Qualche anno fa su questo campo ci giocava l'Avezzano, altri tempi, ne sono passati di anni, adesso ci giocano gli amatori. E noi siamo venuti a curiosare in questo campionato, lo facciamo di tanto in tanto, perché è diventato un campionato interessante. Pensate, la scorsa settimana uno degli amatori, Domenico Pace, è passato dal Civitella Roveto, ripeto campionato amatori, al Paterno, e ha esordito in eccellenza.
Qui stanno giocando Avezzano 89 e Marruviana, una squadra di metà classifica, l'Avezzano 89, Marruviana che va e viene. Tommaso Fiori, innanzitutto perché sta in panchina? Oggi, a parte il fatto che noi siccome siamo 17-18 persone, è giusto che giocano tutti, io l'ultimo partito ho giocato dall'inizio, quindi, e oggi poi ho finito un po' tardi al lavoro, quindi il mister lo sapeva che ero disponibile per il secondo tempo. Mancini, tu invece hai sempre giocato lì in mezzo al campo, come difensore più o meno, come centrocampista, adesso panchinaro, mister, che cosa? No, in questo momento mi hanno arruolato come mister, in quanto purtroppo il mio ginocchio mi ha abbandonato già da qualche anno, un grave infortunio ho avuto qualche anno fa, si è ripresentato purtroppo non dandomi più la possibilità di giocare. E vabbè, è il tempo che passa. Io vedo che in squadra avete tanti ex giocatori, però siete soltanto a metà classifica, come mai? Beh, oddio, la nostra squadra purtroppo ha una peculiarità, quella di avere in squadra parecchie persone che andando avanti con gli anni adesso cominciano ad averne qualcuno di troppo, quindi comunque l'importante è che lo spirito, quello che ci contraddistingue, è quello amatoriale, come dovrebbe essere in tutte le squadre d'altronde. Qui davanti alla panchina c'è un personaggio di questo campionato amatori, Massimo Di Matteo, ulla per tutti quanti gli amici. Poco fa lui ha detto una frase rivolta ai suoi: non litigate. Insomma, detto da Massimo significa tanto. Vuol dire che con il tempo ha messo la testa a posto, quindi lui già sono un po' di anni che comunque è un tipo calmo. Ormai però la reputazione che ha se la porta appresso fin quando non appenderà le scarpe a chiodo. Ecco, volevo dire, come ha detto giustamente Alfredo, classica partita amatoriale, perché qua c'è tutta gente che sono 30 anni, 40, 30, 35 anni che ci conosciamo, e quindi è tutta gente, noi specialmente come loro abbiamo tre ragazzi, io dico ragazzi sotto 50 anni, perché poi il resto della squadra è tutta composta da 53, 54 e qualche sessantenne come me, Ulla, quindi... Che però ancora fa qualcosa di buono in mezzo al campo. Sì, la passione ci sta, fin quando ci sta quella, comunque un po' a pallone ci abbiamo pure giocato, quindi qualcosa non ce lo siamo dimenticato, quindi... Quanti gol hai fatto quest'anno? Ma quest'anno 4, perché gioco in ruoli diversi, qualche volta da attaccante, maggior parte delle volte a centrocampo, perché dicono che ancora riesco a corricchiare, quindi me la cavicchio ancora un po'. Insomma, questo è un grosso complimento. Allora, questo campionato diciamo che si conclude oggi, almeno la prima parte, è l'ultima giornata, si gioca soltanto l'andata. Pizzoteta e Valle Aterno se la stanno giocando, probabilmente andranno allo spareggio o no, secondo te, Maci? Allora, per quanto riguarda questa seconda fase, stavano decidendo di fare forse una finale, ancora non si sa se è definitiva questa decisione o meno, però sicuramente arriveranno a pari punti alla fine del campionato, perché sono le due squadre praticamente più attrezzate in assoluto in questo campionato. Ma secondo te chi la spunterà? Perché alla fine uno deve vincere. Allora, io secondo me la spunta Fossa. Perché? Perché? Perché ha 4-5 giocatori di categoria superiore. E poi c'è quel Greco che ha giocato anche in Serie A. Ha giocato in Serie A, parecchie partite in Serie B, Palermo, quindi voglio dire è un'altra categoria, ma oltretutto non è nemmeno, cioè è anche allenato rispetto a quello che sono le persone che giocano questo campionato, ma poi è proprio di un'altra categoria. Qualche anno fa la Marruviana era un po' l'esempio del campionato amatori, poi che cosa è successo? Siete un po' scaduti voi, sono passati gli anni o sono cresciuti gli altri? Ma gli altri si sono sensibilmente rinnovati, noi no, noi come ho detto abbiamo un'età media di 51 anni e mezzo, quindi fatti un po' il calcolo di quello che può essere. Noi i primi tempi comunque ce la giochiamo, poi è logico che con squadre tipo Fossa, tipo Pizzoteta, che hanno in squadra 8 persone di 36 anni, io ho un figlio di 36 anni che gioca all'altro campionato a Wisp, se gioco contro mio figlio sì, posso reggere un quarto d'ora, 20 minuti, ma poi non ce la fai, quindi è normale che le cose vadano così, però ecco, diciamo, io forse non lo so, alzerei un po' il limite d'età oppure queste squadre le farei giocare in un altro campionato, perché ecco, questa è la classica partita amatori dove c'è gente che comunque ha una certa età e ci si diverte comunque, che poi alla fine ti diverti più in queste partite qua che sono tirate, le puoi vincere, le puoi perdere. Se tu vai a giocare con una squadra come Fossa e dopo 10 minuti stai 4-0, 5-0, io personalmente non mi diverto e penso che nemmeno loro, anche se poi fanno tutti quei gol, anche se noi con Fossa ce la siamo giocate qui, abbiamo perso 5-2 e dico che fino al 3-2 ce la siamo giocata, poi è logico, noi siamo calati e loro fanno girare la palla, come ha detto Alfredo giustamente, ci hanno 7-8 persone in mezzo al campo che
hanno giocato a pallone e sono ancora giovani, e poi c'hanno Greco che fa la differenza. È come Remida, quello che tocca a noi ci ha fatto 4 gol qua, quindi... Infatti la scorsa settimana addirittura ne hanno segnati 14 al Celano. Celano quarto in classifica, tra l'altro, mica l'ultima in classifica. Come te lo spiega? È normale? Ma io non so, forse Celano sono andati a Fossa, forse anche rimaneggiati, perché io non posso pensare che tra Celano e Fossa ci siano 14 gol di differenza. Non ci sono stati con noi 14 gol, quindi probabilmente Cistola è andata a giocarsela forse con qualche elemento in meno, forse anche determinante. Adesso così... Non so se realmente ci stanno 14 gol di differenza. Senti, parliamo allora per concludere del vostro campionato. Avezzano 89, metà classifica, è giusto? Sì, è una posizione giustissima per quello che è la nostra squadra. Come ripeto, noi ci divertiamo tanto, anche avendo in squadra praticamente 6 o 7 ultra sessantenni, purtroppo. E invece il vostro di campionato, voi avete avuto un periodo di appannamento, poi vi siete ripresi, il sabato scorso però avete perso di nuovo, sì. Quindi? Sabato abbiamo perso Aielli, che comunque il primo tempo è stato, diciamo, abbastanza equilibrato, poi noi abbiamo avuto, avendo pure 2 o 3 infortunati, abbiamo avuto un calo fisico e Aielli ultimi quarto d'ora ha preso il pallino del gioco e ce l'ha messa dentro. Ecco, noi diciamo io forse 5-6 punti a noi... Noi potevamo stare come l'Avezzano 89, come l'amico Alfredo, super giusto il posto nostro è quello là, dal decimo, nono, decimo, undicesimo posto. Adesso al 14° stiamo un po' giù di quello che meritiamo. Siamo arrivati come sempre al momento dei saluti, diamo il rapido sguardo solito al programma calcistico della prossima settimana. Per quanto riguarda il campionato di Serie D si osserverà un turno di riposo perché è in programma a Viareggio la Coppa Carnevale, quindi saranno impegnati tanti giovani calciatori, sono stati convocati anche 2 elementi dell'Avezzano, Davino e Di Curzio, per cui i campionati della Serie D resteranno fermi. Si giocherà invece regolarmente in Eccellenza, il Paterno giocherà in casa contro il San Salvo, il Capistrello in casa ancora contro il Morro d'Oro, fuori casa il solo Celano contro il Martinsicuro. E è tutto anche per questa puntata, grazie come sempre per la cortese attenzione, ci vediamo domenica prossima.